dunque mi richiedete, messer Alfonso carissimo, che io scriva qual sia al parer mio la forma di cortegiania più conveniente a gentiluomo che viva in corte dei principi. Fra me stesso lungamente dubitato, qual di due cose più difficili mi fusse? O il negarvi quel che con tanta istanza più volte ne avete richiesto, o il farlo. Per il che, conoscendo io questa e molte altre difficoltà, so che chi cerca giudicar la perfezione spesso si inganna. Tra tante varietà di costui che s'usano nelle corti di cristianità, temerario è leggere la più perfetta forma e quasi il fior di questa cortegiania. Perché la consuetudine fa a noi spesso le medesime cose piacere e dispiacere. Onde talor procede che costumi, gli abiti, i riti e i modi, che un tempo sono stati in pregio, divengono vili, e per contrari, vili divengono pregiati. Pendici dell'Appennino, quasi al mezzo dell'Italia, verso il mare Adriatico, è posta, come ognun sa, la piccola città di Urbino, che da gran tempo in qua è sempre stata dominata da ottimi signori. Quando il signor Guidubaldo di Montefeltro, duca d'Urbino, passò di questa vita, io, insieme con alcuni altri cavalieri che l'avevano servito, restai agli servizi del duca Francesco Maria della Rovere, erede e successor di quello nello Stato. E come nell'animo mio era recente l'odore della virtù del duca Guido e la soddisfazione che io quegli anni aveva sentito dell'amorevole compagnia di così eccellenti persone come allora si ritrovarono nella corte di Urbino, fui stimolato da quella memoria a scrivere questi libri del corteggiano. Thank you.